Benvenuti. Oggi andiamo a perlustrare e analizzare il Canada. Abbiamo qua una mappa, ci siamo preparati. Andiamo a vedere quali sono le zone che si ci potrebbe trasferire o meglio perlustrare con migliore rapporto qualità della vita. Allora, abbiamo la costa est, ovvero la costa atlantica, con le solite città, Toronto, Ottawa, Montreal, Quebec. Qui si parla francese, e i primi coloni furono infatti francesi e fondarono tutte queste città. Ancora più a est abbiamo Halifax, zo tutte zone di pesca. Halifax e Nuova Scozia, New England, un po' più a sud negli Stati Uniti, comunque la zona è quella. Il Quebec è appunto la zona di Toronto, Montreal. Scusate, Toronto è già nell'Ontario. Quebec e Montreal. Quebec, appunto, che è la capitale. E qui la situazione lavoro non deve essere una delle migliori perché ci sono tante città e quindi tante possibilità. Il clima è abbastanza continentale con inverni freddi anche a meno 20, neve per 2 mesi all'anno, ma diciamo che non è troppo ostico. Le estati sono fresche o calde, quindi si può ancora stare bene. Ci sono un'infinita quantità di fiumi e laghi. Poi abbiamo la zona centrale del Canada, che sono quelle infinite praterie di grano, con Winnipeg, Saskatoon, Calgary, Edmonton. E qui la situazione secondo me è un po' più brutta perché il paesaggio offre solamente delle grandi pianure con qualche lago e vi sono quegli enormi campi di grano e di mais. Chi lo sa, magari anche qua si può offre discrete attività lavorative. E poi abbiamo una zona che secondo me è la più interessante, che è a ovest con Vancouver e Victoria, con le correnti d'acqua calda dell'Oceano Pacifico che mitigano la costa ovest. Quindi Vancouver non è una città piuttosto fredda, ha temperature tutto l'anno simili. In inverno si raggiungono i 5-6 gradi ed estate i 20 gradi. Diciamo che d'estate non fa mai caldo, d'inverno non fa mai troppo freddo. La zona è tutta piena di montagne, fiumi e distese infinite di pini. Quindi un bel posto anche per stare. Non è troppo popolato, a parte Vancouver che fa circa 1 milione di persone, qui intorno c'è poco. Nella zona, ben ricordate, hanno anche girato il film Rambo, la cittadina era Hope, che non è distante da Vancouver. Quindi più o meno avete un'idea di com'è il posto. Poi abbiamo nel centro del Canada di nuovo in distese infinite di taiga e tundra, in particolare Yellowknife, che è la capitale dei Northwest Territories sul Gran Lago degli Orsi, che deve essere una città interessante perché d'inverno è completamente immersa nel freddo e nel bianco della neve, mentre d'estate offre diversi grandi laghi ed è una città in crescente aumento di popolazione e turismo. Adesso fa circa 30.000 abitanti, se pensiamo che 30 anni fa non arrivava a 10.000. E le persone vanno d'inverno a vedere ad esempio l'aurora boreale, con le classiche motoslitte, ha creato un turismo simile a quello finlandese. Più a ovest abbiamo delle grandi montagne,
con la città Whitehorse, che è la capitale dello Yukon. Siamo praticamente lì, si respira aria di Alaska, grandi foreste, orsi. Whitehorse è anche vicino a Juneau, che è la capitale dell'Alaska, e la zona è ancora abbastanza mitigata, perlomeno d'estate, dalla corrente d'acqua calda. D'inverno ci nevica parecchio, però comunque ancora temperature accettabili, più che Yellowknife, perché Yellowknife, tutta la zona centrale, non ha montagne che riparano dai freddi, mentre tutta la costa ovest è barricata di montagne. Più a nord-est abbiamo ancora la situazione vicino alla Groenlandia con Nunavut e le terre di Baffin, con qualche cittadina come Iqaluit, mi sembra 4-5 mila abitanti, sono centri minerari. E le persone si trasferiscono lì e guadagnano anche piuttosto bene, 5-6 mila euro al mese. Però c'è da dire che i prezzi per vivere sono spropositati, perché una mela è capace di costare 5 euro. Se non sbaglio, ci sono dei video internet appunto dedicati ai Qualuit, che è una città, come avevamo visto in precedenza, simile a Barrow in Alaska, ovvero carissime, immerse nella tundra. Ecco, questo è il Canada, che è grande, più dell'Europa, e fa circa 30 milioni di abitanti, quindi se è un posto che offre sia lavoro sia tranquillità e molto tempo libero per dedicarsi a hobby all'aperto, perlomeno d'estate. Ed è uno dei posti migliori dove trasferirsi per lavorare, come qualità della vita. Ovviamente, più si va a nord, più la qualità della vita diminuisce, più aumentano gli stipendi, però più aumenta anche il fatto appunto che siano un clima veramente ostico, con 10 mesi all'anno di freddo, mentre la zona sud, soprattutto a ovest, a Vancouver, abbiamo veramente un bel clima. Non è un clima estivo come può essere in Sicilia, ma è un clima che può essere paragonato a clima atlantico, però ci si può adattare bene. Lo stesso vale per la costa est, con i grandi laghi come Toronto. Sono laghi che d'estate ci si può anche fare il bagno. E quindi le zone migliori, secondo me, sono la costa est e la costa ovest. Un po' meno la zona centrale. E terrei anche in considerazione la zona di Yellowknife, perché non credo che ci sia il mondo che ci voglia andare, ma comunque non deve essere male come zona, con questo gran lago degli orsi che è enorme, è grande quasi quanto un mare. E poi Yellowknife ha le sue stagioni, quindi d'inverno la neve, d'estate credo che con queste pianure certi giorni faccia anche abbastanza caldo, si arrivi tranquillamente a 25 gradi, quindi nonostante la latitudine altissima, quindi non è un posto anch'esso da sottovalutare. Ecco, questo è il Canada. Fatemi sapere cosa ne pensate e dove andreste a trasferirvi, ragionando su questi fattori sul Canada.